alta, magra, bionda, anzi biondissima. Parla 50 lingue e nella vita è hostess ma anche pilota, scienziata ma anche rapper di successo, commessa del McDonald's e presidentessa degli Stati Uniti d'America. Barbara Millicent Roberts, per gli amici Barbie, è la fashion doll più famosa del pianeta. Al suo arrivo sugli scaffali rivoluziona il mondo delle bambine perché tutte la vogliono, e stravolge quello degli adulti perché tutti i genitori la comprano. Economicamente Barbie fa numeri da capogiro. Nel mondo viene venduta una Barbie ogni 3 secondi. Ma la ragazza perfetta non esiste, e negli anni anche Barbie rivela il suo lato oscuro. Tanto pericoloso da arrivare a indignare l'opinione pubblica e scatenare movimenti anti-Barbie. Interviene persino l'FBI. E in vista dell'uscita dell'omonimo film, il più atteso dell'anno, io mi sono documentato tantissimo e sono qui per sbarcare con voi sul pianeta più pink mai conosciuto e indagare sulla bambola apparentemente perfetta che lo abita. E state per scoprire che non è tutto rosa e fiori come può sembrare. Questa è la vera storia di Barbie. Barbie nasce il 9 marzo 1959 in una città inventata del Wisconsin, e a inventarla fu Ruth Handler, moglie del cofondatore della società Mattel, l'azienda che oggi produce e distribuisce Barbie in tutto il mondo. E non solo le Barbie, ma una miriade di altri famosissimi giocattoli, e almeno uno di questi lo avete avuto per forza. Se lo avete avuto, commentate con l'emoji cielo o con questa se ti manca. Handler aveva notato che sua figlia, piuttosto che le bambole, preferiva giocare con le sagome di carta che raffiguravano figure femminili a cui poteva cambiare look a suo piacimento. Gli abiti avevano queste alette che servivano per incastrare l'abito che più ti piaceva al corpo della fanciulla, e potevi sbizzarrirti con decine e decine di look. Serviva a sviluppare un'idea che andasse in questo senso. Elliot Handler, il marito di Ruth, aveva fondato nel 1945 una società che vendeva principalmente cornici per quadri e immobili per bambole. La società si chiamava Mattel. Il primo giocattolo di successo della società era stato un ukulele giocattolo chiamato Hooker Doodle, che divenne addirittura il primo sponsor per tutto l'anno del 1947 del celebre programma The Mickey Mouse Club. Ed è sull'idea della moglie che così poi la Mattel inizia a ragionare su come realizzare concretamente quei modellini in carta e renderli ancora più vivi, senza sapere che per loro sarebbe stata l'idea della svolta e che avrebbe stravolto anche il mondo dell'infanzia di milioni e milioni di bambine e bambini. La figlia della coppia Mattel si chiamava Barbara, e così nel 1959 all'American International Toy Fair di New York debutta con un costume da bagno a strisce bianco-nere la prima Barbie. La particolarità di questa bambola per l'epoca innovativa è che è il primo giocattolo umanoide per bambine, perché chiaramente era stato studiato per le femmine, io ci giocavo, a non venire raffigurato con sembianze bambinesche, bensì adulte. Per la prima volta non si trattava di una bambola a cui una bambina vera doveva fare da mamma, ma una bambola in cui la bambina si sarebbe identificata grande, affermata e soprattutto chiaramente bellissima. Senza però immaginare che per questo un giorno sarebbe anche diventata una vera e propria arma distruttiva. Ma questo lo vediamo tra poco. Ruth Handler aveva preso quindi l'idea dalla figlia, ma per scegliere le sembianze di quella che poi un giorno sarebbe diventata la Barbie che tutti noi conosciamo, si ispirò a un'altra bambola che però non era per bambini, ma per adulti. Si tratta di una bambolina dall'aspetto sensuale e provocante, che era commercializzata in Germania, che si chiamava Bold Lily. Era venduta ai soli adulti nei bar e nelle tabaccherie, ed era a sua volta ispirata a un personaggio di un fumetto di Reinhard Butin, che negli anni 50 era stato incaricato
cercato di produrre alcune vignette per il giornale per cui lavorava. E così si era inventato Lily, una segretaria sexy e provocatrice che ebbe un inaspettato successo sin da subito. E tanto audace da essere raffigurata in situazioni ad alto tasso erotico e con un costume da bagno a due pezzi, per esempio, che all'epoca era vietato per legge. La prima volta che Barbie appare sugli scaffali era così, mora e incazzata. Ma è un mega successo. Chiaramente ci fu anche la versione bionda. Quel primo anno la Mattel ne vende qualcosa come 350.000 esemplari e capisce ben presto che per le bambine non è solo un giocattolo, ma attraverso di lei le bambine costruiscono il loro mondo immaginario, riflettono se stesse e idealizzano la loro vita. Hey, in your old Barbie today, while you can still get the new Barbie for less than half price. E Mattel allora concretizza questi loro sogni creando una variante sempre nuova ogni volta di Barbie e poi la sua casa dei sogni e una miriade di altri vestiti e accessori. Negli anni scopriamo che Barbie ha il brevetto per pilotare l'aereo, per guidare le barche, oltre che la patente per guidare la macchina, chiaramente, e il suo super camper accessoriato. Nel corso degli anni Barbie si reinventa mille volte, da scienziata a commessa del McDonald's, da gelataia a cantante di successo. Ha fatto sia l'hostess che la pilota per un totale di 60 carriere collezionate in circa 60 anni. Circa ogni anno cambiava vita e carriera. Ovviamente senza laurea alcuna, che serve un pezzo di carta quando sei alta, bionda e magra. Pensate che il primo essere umano a sbarcare sulla luna è stata una donna e il suo nome è Barbie. Sì, perché Barbie astronauta esce nel 1965, 4 anni prima dell'allunaggio di Neil Armstrong, il primo uomo a posare piede sulla luna, che lo fece realmente nel 1969. Barbie ha 7 fratelli: Skipper, i gemelli Tutti e Todd, Stacy, Shelly, Christy e Chelsea. Sembra avere tutto: una splendida famiglia, tantissimi amici, un lavoro da sogno. Uno. Ma non basta a Barbie, le manca qualcosa: l'amore. È così che 2 anni dopo la sua uscita nasce anche il giovane Ken, che quindi è più giovane di lei. Il nome di Ken anche questa volta viene dal figlio maschio della coppia a capo della Mattel, che si chiamava appunto Ken. Barbie e Ken vivono una storia d'amore da sogno. Tutte le bambine si sentono Barbie e quello che vogliono è trovare il loro Ken. Ma tutto ha una fine. In pochi sanno infatti che la loro favola si conclude il 13 febbraio del 2004, il giorno prima di San Valentino, dopo 43 anni di fidanzamento. Sì, perché è vero, si sono sposati, ma soltanto per finta, per lavoro sul set. E per un breve periodo Barbie si frequenta col giovane surfista Blaine, che è il fratello di Summer, una delle sue best friend. Ma tranquilli, con una super campagna promozionale, 7 anni dopo, il giorno di San Valentino, la Mattel annuncia che Barbie e Ken sono tornati insieme. Il giro di marketing che questo brand riesce da sempre a produrre è fuori da ogni schema. Pensate che per la realizzazione dei vestiti di Barbie sono stati utilizzati nel corso di questi 60 anni circa 100 milioni di metri di stoffa, e questo di fatto rende la Mattel una delle più grandi fabbriche di vestiti al mondo. Per quanto i numeri la rendano la bambola più famosa e venduta del mondo, in alcuni paesi però ne è vietata la vendita, per esempio in Arabia Saudita, dove è stata sostituita da Fula, che a differenza di Barbie è sempre molto più coperta e appare in vesti come la professoressa o la dottoressa, per esempio, mentre altre carriere che Barbie fa a lei sono chiaramente vietate perché ritenute sconsiderate per le donne. Di Barbie ce ne sono di ogni etnia, colore, altezza e peso, di recente anche quella affetta dalla sindrome di Down. Insomma, da sempre la Mattel vuole garantire inclusività nel mondo di Barbie. Puoi essere tutto ciò che desideri è proprio lo slogan di Barbie. Peccato che questo sentimento di inclusività più di una volta sembra essere solo di facciata, e di inclusivo nel mondo di Barbie in realtà ci sia ben poco. Già nel 1967 la società introdusse la Barbie nera, che, se consideriamo quanto abbiamo dovuto aspettare per avere dalla Disney una principessa nera, che era il 2009, dobbiamo sol che complimentarci con la Mattel. Peccato che per
quanto l'intento fosse lodevole, la versione afroamericana della cugina di Barbie, chiamata Francie, ma anche Christie, che fu lanciata l'anno dopo, avevano ancora delle caratteristiche tipiche bianche. L'unica differenza era il colore della loro pelle. Nel 1997 esce Becky Share a Smile, quindi Becky condivide un sorriso. L'amica di Barbie che apriva la strada alle disabilità, perché Becky era una bellissima ragazza in sedia a rotelle. Peccato che Becky avesse poco da sorridere. Come spesso accade anche nella vita reale, il mondo di Barbie non è dotato di infrastrutture conformi alla disabilità della bambola. Quindi praticamente la sedia a rotelle non passa neanche attraverso la porta della casa dei sogni di Barbie, che è piena di barriere architettoniche che ne impediscono a Becky l'utilizzo. E dopo 10 anni di lamentele del pubblico vicino a questa causa, la Mattel che cosa fa? Interviene su queste infrastrutture? No, ritira Becky dal mercato. Della serie ti sta sul c***o il tuo insegnante o il tuo capo? Fallo fuori. Fatta fuori Becky, fatto fuori il problema. Si poteva intervenire diversamente, diciamolo. Tanto che solo di recente la Mattel decide di modernizzare la casa dei sogni di Barbie e dotarla di un ascensore dentro il quale riescono a entrare anche le Barbie in sedie a rotelle, perché poi nel mentre ne sono uscite anche altre. Tra le peggiori idee partorite dalla Mattel c'è senza dubbio Barbie Slammer Party, che si presentava con la faccia tanto felice di chi non mangia da 3 giorni. E non era un caso, veniva venduta con tutto l'occorrente per istigare le bambine ai disturbi alimentari. C'era una bilancia con scritto in libro il peso di 50 kg e un manuale dieta che potrebbe sponsorizzare lo 0% dei nutrizionisti, con un'unica istruzione: non mangiare. Insomma, abbiamo capito che la Mattel i problemi li risolve senza ragionarci troppo. Anche qui, vuoi dimagrire? Non mangiare. Ragazze, ragazzi, mangiate. Nel 1975 la Mattel crea Growing Up Skipper, la Barbie che fa glow up. Questa fa ridere me mentre cerco di raccontarvela. Non so con quale serietà sia riuscito il suo inventore a proporla durante una loro riunione della Mattel. Skipper comunque è una delle tante sorelle di Barbie che da bambina diventa teenager. E quindi cosa succedeva? Che girandole un braccio, a piacimento, lei diventava più alta e le crescevano le t***e. Devo bipparlo, o si può dire su YouTube? Comunque, pioggia di critiche, perché chiaramente ci sono bambine che crescendo magari mantenevano la stessa misura di seno e potevano sentirsi in difetto perché non vedevano rispecchiarsi questo fatto. E poi comunque associare la crescita di una ragazza alla crescita del suo seno è squallido. Quando ormai credevamo di averle viste tutte, nel 1997 esce la Oreo Fan Barbie con Barbie nera. Davvero di poco gusto. Riguardo gli Oreo, tra l'altro, ci sarebbe anche altro di cui indagare. Lo sapevate che i simboli sulla loro superficie nascondono un significato segreto? Se possono interessarti i messaggi segreti nascosti a cui non avevi mai fatto caso, fammelo capire con un like e faremo un video dedicato. La verità è che se siete grandi, per voi una bambola può significare poco. Per alcune cose ci ridiamo anche sopra, ma per un bambino può diventare il suo più grande trauma e scatenare conseguenze devastanti per la sua crescita. Secondo la professoressa Linda Boutroyd, psicologa presso la Durham University nel Regno Unito, giocare con le Barbie da bambine anche solo per una volta può aumentare il rischio di sviluppare un disturbo alimentare, perché riduce le dimensioni corporee ideali delle bambine e la loro percezione di come dovrebbe essere un adulto ideale. E chiaramente Barbie non rappresenta universalmente il reale corpo di una ragazza adulta. Anzi, nel 2005 la dottoressa Ernest Nern dell'Università di Bath in Inghilterra ha pubblicato una ricerca secondo cui le bambine spesso passano dall'amare e ammirare follemente la loro Barbie a una fase di totale odio nei suoi confronti.
per questo possono arrivare a decapitarle o addirittura metterle dentro il forno a microonde, perché entrano in conflitto tra ciò che vedono allo specchio e ciò che è Barbie. E questo crea un'enorme frustrazione e conflitto interiore. Per decenni le Barbie governano il mondo dei giocattoli per bambine e bambini, fino a quando le mode cambiano e anche i gusti delle bambine cambiano. Gli anni 2000 si esprimono con un mix di stili, gonne super corte, vita bassa, bassissima, cappellini, sciarpe, denim in ogni sua declinazione possibile. Le ragazze si spogliano dell'etichetta da ragazza della porta accanto e ora sono più audaci, diventano delle brats. E cosa più sconvolgente è che a ideare le brats fu Carter Bryant, che prima lavorava alla Mattel, e alla loro uscita nel 2001 le brats della società produttrice MGA Entertainment diventano il brand numero uno nei maggiori paesi europei e nel 2007 raggiungono il podio anche negli Stati Uniti. La Mattel chiaramente capisce che deve correre ai ripari, ma abbiamo capito che nel risolvere i problemi non sono proprio bravi, e prima denunciano la società delle brats per aver messo in atto un progetto rubato a Barbie, perché l'ideatore prima lavorava per la Mattel e secondo la loro versione lui avrebbe rubato la loro idea a casa Barbie per poi portarla a casa Bratz. Così subito dopo rilasciano anche delle Barbie identiche alle Bratz, che furono però un flop assoluto. La causa va avanti per decenni e sembrerebbe che alla fine la Mattel abbia perso, ma non è certo la prima e unica volta che la Mattel finisce in tribunale. Per quanto la società abbia fatto di tutto in questi 60 anni per riflettere in Barbie una donna dalle mille sfaccettature, affermata e bella fuori ma soprattutto dentro, ciò che continua a caratterizzarla è la sua bellezza associata alla stupidità. Probabilmente per un problema di fondo della nostra società, secondo cui se sei donna eppure bella non puoi essere anche intelligente e brava quanto un uomo cis bianco. Questa raffigurazione viene rafforzata anche dalla canzone degli Acqua, Barbie Girl, che nei suoi versi descrive letteralmente Barbie come un'oca bionda in un mondo di fantasia. E poi il testo dice proprio, riferendosi a Ken come se fosse proprio Barbie a cantare: baciami qui, toccami lì, facciamo del sesso, puoi toccare, puoi giocare, se mi dici sarò sempre tuo. Quindi insomma, chiaramente la Mattel si offende e avvierà una causa per diffamazione contro la band europea, che però perderà perché c'è libertà di parodiare e questa canzone è una parodia di Barbie. Mattel, fattene una ragione. Nel 2013 le cose si fanno serie. A seguito di un'indagine della ONG China Labor Watch compiuta negli stabilimenti cinesi della società Mattel, che producono soprattutto Barbie, avrebbero rilevato ben 18 casi di violazione delle leggi sul lavoro. Tra le tante, la Mattel viene accusata di far lavorare in piedi il proprio personale per 18 ore consecutive, senza pagare alcuno straordinario. Nonostante la miriade di scandali e lotte in tribunali, negli anni continua però a vincere in termini di vendite. Barbie oggi è risalita sul podio e da lì sembrerebbe non smuoversi più. Il riconoscimento più grande, infatti, che dobbiamo dare a Barbie è che nel bene o nel male è sempre riuscita a cambiare restando se stessa. A seconda delle mode, di ciò che il mercato richiedeva in quel momento, cambiava il suo corpo, cambiava il trucco, la sua professione, ma era sempre Barbie. Un po' come Kim Kardashian. Ma come Barbie sta al passo coi tempi, le bambine rischiano di stare al passo di Barbie. La sua introduzione nelle case di tutte le bambine le avvicina a un nuovo grande nemico, la sindrome di Barbie. Un comportamento malato di giovani ragazze che vogliono assomigliare il più possibile alla biondina perfetta, tanto da volersi nei casi più estremi sostituire a lei. Peccato che, come sappiamo, le misure di Barbie non sono realistiche e una Barbie nella vita reale probabilmente non avrebbe nemmeno abbastanza grasso corporeo per poter sostenere in piedi il proprio corpo. C'è chi è arrivata ad abusare della chirurgia plastica per cambiare i propri connotati,
come lei, la modella Valeria Lukianova, definita oggi la Barbie umana. La donna dichiarò che era arrivata a privarsi per brevi periodi anche del cibo e dell'acqua per riuscire a diventare il più simile possibile alla propria bambola del cuore. L'ossessione per Barbie dilaga anche tra i collezionisti. La più famosa di tutte si chiama Tina Doffman, che possiede una collezione di oltre 15.000 Barbie. Ad oggi sono state vendute nel mondo oltre 1 miliardo di Barbie, e i numeri, specie grazie al nuovo film, al cinema, non sono che in crescita esponenziale. La più costosa di tutte è un pezzo unico realizzato dal gioielliere Stefano Canturi nel 2010 e porta al collo veri diamanti bianchi e rari diamanti rosa australiani. È stata battuta all'asta per 302.500 dollari per una buona causa. Nello stesso anno è stata rilasciata anche la Barbie più inquietante, ma soprattutto più pericolosa di tutte: Barbie Video Girl. All'apparenza sembrava una Barbie con poco gusto per gli accessori, per quanto è grande quella collana. Se non fosse che in quella collana si nasconde una vera videocamera, ritenuta pericolosa persino dall'FBI, perché i bambini e le bambine la utilizzavano per registrare i loro momenti di svago, senza che i loro genitori potessero immaginarsi chi poteva celarsi dall'altra parte a fissarli. Per scoprire se è vero, ne ho comprata una su Vinted. Dovrebbe accendersi così. Questi file? Ma queste registrazioni non sono mie.